Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo e ringraziamo il Signore per questo banchetto sacrificale, perché la gioia viene sempre dalla capacità di donarsi, di sacrificarsi, come Maria Santissima, nostra maestra e madre di vita spirituale. Questa sera, mentre ci mettiamo in preghiera per tutti i gruppi di questa basilica, di questo santuario, per tutti coloro che ci sono vicini e ci sostengono, è un modo per celebrarci, non per autoincensarci, perché noi incensiamo e rendiamo onore e gloria solo a Dio e per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo alla Vergine Maria, perché la amiamo, perché ci lasciamo guidare da lei. Non di meno però, come servi, sebbene inutili, ci adoperiamo con le nostre mani, con il cuore che ci mettiamo a rendere più decoroso questo santuario, questo luogo. E mi è sembrato opportuno, tra le categorie di preghiera per le quali stiamo pregando durante questo novenario, l'ho voluto in questa circostanza storica, in questa contingenza legata al coronavirus, mi è sembrato giusto pregare per tutti i gruppi. La Compagnia della Cultura è vastissima, è come se dicessimo due terzi di Parabita, la Fraternita, i ragazzi del servizio liturgico, me, i miei frati, indegni servi e custodi di questo santuario, il gruppo laico, e lo sapete, lo vedete tutti il modo in cui si prodigano, e il coro, che sebbene non sia presente, gli organisti in questo periodo non di meno svolgono un servizio. Ma questa sera vogliamo riflettere su una perla di Maria Santissima, l'umiltà, perché tra tutte le caratteristiche che fanno un buon maestro non deve mancare l'umiltà, cioè la capacità di riconoscere il limite, e Maria questo lo ha fatto, ha guardato l'umiltà della sua serva. Come dire, chi si gonfia a misura di pallone poi trova subito il Signore che lo sgonfia con l'ago. Signore Gesù, dacci l'umiltà, che quando ci gonfiamo come i galli cedroni facciamo una pessima figura. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai reso partecipi dei doni della salvezza, fa che professiamo con la fede e testimoniamo con le opere la gioia della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato, poi, discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi me ne andrò dai pagani». Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale, di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga.
Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Presenza spirituale sta a noi renderla stabile.
perché fisicamente non è presente qui in mezzo a noi. Ma noi comprendiamo bene che non è questo che conta. Potremmo avere una presenza fisicamente accanto a noi tutta una vita e non coglierne appieno il mistero, la grandezza, l'insondabile ricchezza. È come una coppia che non smette mai di conoscersi anche dopo decenni di vita coniugale. E come è vero, io credo che non vi sia mistero d'amore più bello di quello di una coppia, a testimoniare che la persona è infinita, è aperta sempre a nuovi orizzonti, mai appiattita su una possibilità, ma sempre con nuove possibilità di vita. Ebbene, carissimi, Sant'Agostino, in uno dei suoi discorsi, dice: al Signore Gesù premette più insegnare l'umiltà ai suoi discepoli che la verità ai suoi nemici. Perché è vero questo, dopo la morte, ancora un po' mi vedrete, poi non mi vedrete più, però mi rivedrete presto, appare ai suoi discepoli. Provate a porvi questa domanda: come mai Gesù, dopo la sua risurrezione, non appare ai suoi crocifissori? Perché non appare ai soldati o ai capi religiosi, come ci sarebbe piaciuto? Immaginate la faccia: come l'abbiamo ucciso, questo chi è? Un fantasma, un re di vivo, questo viene dal regno dei morti. Pensate che il Signore, se avesse reputato necessario un simile fatto, non lo avrebbe fatto? Pensate che se in ordine alla storia della salvezza una simile azione fosse convenuta, non l'avrebbe attuata? Ma geniale un santo come Agostino: al Signore premette più mostrare l'umiltà ai suoi discepoli che la verità ai suoi nemici. E perché? Perché non c'è una verità da mostrare ai nemici? Certo che c'è, ma non era quello il compito del Signore. Sarebbero stati i suoi discepoli, ammaestrati dal Maestro, a mostrare la verità ai nemici. E com'è vero che dopo averli ancora una volta benedetti e aver ricordato loro che in virtù del battesimo nel suo nome avrebbero dovuto annunciare il Vangelo a tutte le genti e proclamare il perdono dell'era nuova, dell'amore che vince ogni timore, ogni sterile precetto del mondo antico, proprio perché sta per ascendere e in attesa del dono dello Spirito Santo, consegna questa missione ai suoi discepoli. Ed è una missione di verità. Ecco perché brillantemente il dottore di Ippona coglie questa verità. E Maria in questo cosa c'entra? È importante cogliere come in tutta la sua vita ella ha tenuto più a mostrare l'umiltà di se stessa che la verità che l'aveva inondata. O meglio, se una verità c'è, figli miei, è che Dio ha guardato la mia umiltà. È mistero perché abbia scelto me e non altri. Probabilmente ha voluto che fosse dal germoglio di quella famiglia umile, dalla santità di Gioacchino e Anna, una famiglia come tante, una famiglia normale, che nascesse, che si cogliesse questo seme. Che capolavoro! Tutta preparata, tutta sposa un altro santo insieme a lei, perché tutto doveva essere armonia, tutto doveva essere bellezza, tutto doveva essere amore sublime, portato alle vette più alte. E allora, fratelli carissimi, vedete, anche questa è una caratteristica che fa di noi delle guide, perché noi cerchiamo delle guide, cerchiamo di essere condotti spiritualmente, ma non dimentichiamo mai che possiamo essere a nostra volta guide. Perché dovremmo chiedere al Signore di essere guariti, puliti interiormente, di avere un'anima bella? Perché molti si aspettano il nostro esempio, perché molti fratelli e sorelle ci chiedono testimonianza, e in un ascolto, in un frangente in cui ci fermiamo e siamo disposti ad un'opera di misericordia spirituale o corporale che sia, facciamo guida ai fratelli. Ma un cieco non deve guidare un altro cieco, se no tutti e due i ciechi finiscono nel fosso.
Ci vuole una persona che ci veda spiritualmente per aiutare il fratello. Abbiamo detto in queste sere di quali caratteristiche deve essere investito un padre spirituale, una buona guida, e che Maria riassume in sé tutte queste caratteristiche, ed una di queste non può che essere l'umiltà. La virtù dell'umiltà, carissimi, ci colloca nel posto e nell'ordine in cui siamo stati creati. La virtù dell'umiltà è quella virtù che, come dice la parola, viene dall'humus, humus humilitas. Humus è il terreno. Ci dice che veniamo dal basso per andare verso l'alto. Ci dice che dobbiamo guardare le cose dal basso verso l'alto. Quante volte siamo quelli della puzza sotto il naso, che guardano le cose dall'alto verso il basso? Quante volte squadriamo? Ah, parabitat, quando è che capirai che la fede non è un mettersi in mostra? Quando è che capirai che sei il cristiano 365 giorni all'anno? È facile mettersi in mostra, fare il bouquet fotografico, compagnia, comitato feste, fraternita, gruppo laico, eccetera. Ma io, cari fratelli, come non metto in mostra me stesso e metto la faccia, la mia vita, non posso non predicare a tutti voi che ognuno è cristiano autentico quando mette la faccia e la propria vita, non quando fa sfoggio della chirurgia estetica. A nostro Signore della chirurgia estetica non importa nulla. La virtù dell'umiltà guarda il cuore, non l'apparenza. Figli miei, io sono autentica madre perché il figlio mio, che è anche Dio mio, ha guardato l'umiltà della sua serva. E quando io dissi fiat, lo dissi non per tornaconto mio, ma per vostra salvezza. Mai feci volontà umana, e nel fare volontà divina non ebbi mai altra gioia che la gioia di mio figlio. E nella gioia di mio figlio sapere che egli veniva a incarnarsi nel mondo per la vostra salvezza. E allora, fratelli carissimi, l'umiltà, che ripeto, è la virtù che ci colloca nell'ordine di noi stessi, né schiacciati, perché non ci dobbiamo sottovalutare, non ci dobbiamo abbattere, tanto troveremo sempre uno pronto dietro l'angolo a farlo per noi, ma neanche esaltarci, neanche insuperbirci, perché i santi lo sanno bene, un granellino di superbia basta distruggere una montagna di santità, diceva San Paolo della Croce. Un granellino di superbia basta distruggere una montagna di santità. Tu hai faticato, ma poi c'è la superbia, sotto sotto serpeggia, e quella fa danno, quella è tremenda, quella è come il veleno del serpente. Devi stare attento a non lasciarti mordere. L'umiltà, carissimi, l'umiltà è la virtù di un cuore pulito, di un'anima in ordine. Ora, certamente, dobbiamo e non possiamo non pregare Dio che ci dia sempre al fianco nostra madre. Perché questa madre, quando è assente dalla nostra vita, lei, la mediatrice di tutte le grazie, la madre della Chiesa, la madre di ciascuno di noi, lei, l'unta dello Spirito Santo, quando nella nostra vita manca, e capiamo bene che questo è il motivo per cui gli amanti della Madonna hanno una marcia in più, perché non sono madonnari, non sono devoti, non sono bigotti. Quelli che amano la Madonna sono quelli che sanno di essere figli e di avere una madre. E laddove si ha percezione che c'è una madre, si comprende anche che c'è un padre, perché quella madre non è da sola, è stata sposata dalla Santissima Trinità. E questa Trinità d'amore, che come dicevo ieri sera è un circolo d'amore, io, tu e lo Spirito Santo siamo sempre in tre, garantisce di portarci al figlio. Ma è importante questo: nessuno in virtù della fede può dire di ricavare qualcosa. Guai quando, come uomini e donne di fede, anche nella quotidiana messa, anche nelle cose più sante, mettiamo al centro noi stessi. A ricavarne che cosa? Danari? Ma no, fratelli e sorelle mie, no, nessuno di noi vuole ricavare danari nel venire in questo santuario.
Però un plauso, un bravo, un brava, un che bei capelli che ti sei fatti, che bella permanente, un che bei gioielli, un che bel rossetto, un che bei monili. Ebbè, bastano quelli. Un granello di superbia distruggiamo tanti santità. E stiamo attenti a queste cose, perché uno dice, non è materia grave. Ebbè, però la materia grave si prepara pure con le piccole cose. E piccolo oggi, piccolo domani, piccolo dopodomani, piccolo fra 5 giorni, piccolo fra 10 giorni, abbiamo distrutto l'edificio delle virtù. Perché? Perché siamo concentrati su noi stessi e non sugli altri. Siamo protesi verso noi stessi, ritirati verso noi stessi e non verso la bellezza dell'altro e non verso gli occhi supplici del fratello e non verso le mani tese del fratello, che hanno bisogno di poco a volte per essere felici, perché diciamolo pure, non è che ci chiedono di prelevare dalla banca qualcosa. Molte volte ci chiedono un ascolto, una pacca sulla spalla, la condivisione, perché come dicevo e ho detto più volte, questo virus ha acuito tante solitudini, tante paure. Già c'erano, ma questo virus sicuramente le ha aumentate e magari ne ha suscitate di nuove. E allora, carissimi, impariamo ad essere umili, cioè a guardare le cose e le persone dal basso verso l'alto, come ha fatto Maria. Penso, ne sono convinto, perché vivo di carne e di ossa pure io, come vostro fratello, come uomo che cammina e mette i piedi sulla crosta terrestre, penso di poter dire che una delle paure per cui non riusciamo a fidarci appieno del fratello nella fede, ad affidarci a un ministro, a una guida, sia proprio quella di dover ammettere che ci sono tante cose da cambiare nella nostra vita, degli schemi che ci decentrino perché al centro sia posto lì, bello, in trono Gesù Cristo. È vero, fa fatica. Chi di noi è così ingenuo da non comprendere che per essere umili bisogna vivere veramente la vita dello Spirito, mettersi in ascolto? Ma d'altronde, fratelli cari, non si può dire piove fuori, il governo è ladro. Siamo tutti bravi a dire le cose non vanno nel mondo, quello è così e quello è colì. Il problema è che quello lì e quello lì, per essere dove sono arrivati, sono partiti dalle stesse magagne tue, le magagne di tutti i giorni, i sotterfugi, gli alibi della coscienza, le scorciatoie, l'evitamento del dolore, l'evitamento di ogni sopportazione, ma è da quelle piccole cose che si vede la fedeltà, carissimi. E allora chiediamo a tutti noi, chiediamo a Maria Santissima che ci dia la virtù di guardarci per come siamo. Certo, il Papa oggi ha detto una cosa molto forte, parlando alle pontificie opere missionarie. Ha detto: distruggete tutti gli specchi di casa vostra, perché quelli fanno danno. È come dargli torto. Ah, Santo Padre, ha ragione. Perché in un momento in cui, come Chiesa, siamo belli ad ammirare le opere che facciamo e non a essere missionari del dolore degli altri, dell'esigenza degli altri, allora sì, fratelli carissimi, vuol dire che ci sono troppi specchi nelle nostre comunità. E allora, Maria, lasciacene uno piccolino, giusto per vedere se siamo ben pettinati, se il trucco funziona e non si scioglie per il caldo. Ma dopo, quelli più grandi di una certa misura, aboliamoli, se no facciamo del male all'anima. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è l'oggetto della nostra speranza durante quel tempo in cui è sottratto alla nostra visione. Invochiamo Dio nostro Padre e diciamo: rafforza la nostra speranza, Signore. Rafforza la nostra speranza, Signore. Perché la Chiesa, madre di tutti gli uomini, annunci sempre con coraggio e chiarezza che Gesù è il Cristo e che solo in Lui c'è salvezza. Preghiamo. Rafforza la nostra speranza, Signore.
perché la fede dei cristiani, specialmente giovani, sia sostenuta dalla testimonianza e dalla preghiera della comunità credente, nella quale è nata e si sviluppa. Preghiamo. Rafforza la nostra speranza, Signore. Perché nel moderno processo di secolarizzazione del nostro mondo, noi sappiamo purificare la nostra gioiosa certezza nella riscoperta della presenza di Dio. Preghiamo. Rafforza la nostra speranza, Signore. Per i frati di questa comunità religiosa, che hanno il compito di predicare il Vangelo, perché lo Spirito li rivesta di scienza e di perseveranza e prepari i cuori dei loro fratelli ad un sincero e gioioso ascolto. Preghiamo. Rafforza la nostra speranza, Signore. Per quanti fanno parte di uno dei gruppi della Basilica, perché vivano in un clima di famiglia con i sacerdoti e con i pastori locali, dimostrandosi generosi nella collaborazione, pronti nei suggerimenti, sinceri nell'amicizia e nella fraternità. Preghiamo. Rafforza la nostra speranza, Signore. O Dio che hai promesso di essere sempre presente in mezzo a noi, fa che la nostra tristezza per l'oscurità del nostro spirito sia sempre sostenuta dalla gioia di chi attende con certezza di vederti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa voglio di Dio?
Che veramente cosa buona e giusta! Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Luigi, Carmela e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Domenico nostro Padre, San Tommaso, Santa Caterina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, doni a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, sono degno di partecipare alla tua messa, non soltanto. Allora.
Gesù che ci dà forza per rendere più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Yeah.
preghiera per la comunione spirituale, per chi ci segue da casa. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti ringraziamo, o protettrice nostra Maria, perché quale albero sempre verde ripari e ristori all'ombra delle tue fronde noi pellegrini verso la patria celeste. Ti preghiamo, custodisci noi e la nostra terra, perché produca abbondanti frutti per il sostentamento della nostra vita. Ricevere da te la vita eterna
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Fratelli carissimi, ricordate che domani la Santa Messa sarà celebrata alle ore 20 fuori nel cortile, come tradizione nella Santa Messa dedicata agli agricoltori che avremo. Dunque, ore 20 nel cortile esterno. Prendete atto di questa informazione e spargetene la voce. Sabato sera prefestiva e così, tempo permettendo, anche le due celebrazioni vespertine di domenica prossima. Ricordo ancora che domenica 24 alle ore 11 la Santa Messa sarà celebrata in santuario e trasmessa in diretta su Antenna Sud. Naturalmente, tanto sulla pagina del nostro santuario quanto sul sito di Antenna Sud o collegandovi da casa vostra sul canale potrete celebrare insieme a noi spiritualmente. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, le dare. Screen.